rimpasto giunta del capoluogo, tutto da rifare. Eravamo rimasti a venerdì, quando sembrava quasi raggiunto l'accordo tra Fratelli d'Italia e Lega, vittima sacrificale l'assessore al bilancio Silvio Tosi, che comunque, stando alle voci che insomma risuonavano insistenti nei palazzi della politica biellese, non avrebbe ceduto le armi così, in modo indolore. Bene, ora alla luce delle elezioni del Presidente della Repubblica, la frattura che c'è stata all'interno della coalizione di centrodestra, le ripercussioni anche a livello regionale e locale sono inevitabili. Per questo motivo, proprio dal segretario della Lega, uno stop. Si attende l'incontro che si terrà domani a Milano della segreteria federale del partito Lega. Solo a quel punto si deciderà se cedere alle condizioni di Fratelli d'Italia oppure no. Quindi tutto fermo per quanto riguarda la giunta, ormai l'ennesima smentita che arriva insomma dopo mesi di attesa, tutto fermo, la poltrona di Silvio Tosi al momento rimane saldamente dov'è, si attende insomma la posizione nazionale della Lega per capire se continuerà a viaggiare in modo parallelo insieme a Fratelli d'Italia.